Non entriamo nel merito di quello che è stato il finale di Foggia-Gene, parliamo piuttosto di classifica. Quando sembra che il Foggia debba spiccare il volo, c'è sempre qualcosa che impedisce questo movimento personale. Penso che sia un fatto mentale, non riusciamo a fare quel salto di qualità che ci permette di entrare nei playoff. Però siamo lì, mancano 10 giornate se non sbaglio, ci sono tutte le possibilità per entrarci e quindi dobbiamo cercare di lavorare e stare coi piedi per terra. Rimediata anche una squalifica? Purtroppo sì, anche se ripeto non ho fatto niente perché ero in campo solo per dividere i ragazzi, purtroppo la prendo io e niente, mi dispiace perché... sai, quando succedono queste cose dispiace per le famiglie che vengono a vedere il calcio, dispiace per... poi io sono padre di famiglia, quindi sinceramente sono il primo ad essere dispiaciuto. Ripeto, io sono entrato solo in campo per dividere, quindi evidentemente l'arbitro ha sbagliato persone, non lo so. Poi le immagini, se non sbaglio, anche la sua collega prima mi ha detto che le immagini dimostrano che io ero in campo solo per far da paciere. Cosa non è andata oggi nel Foggia? Ma non è che forse siamo partiti bene, siamo riusciti a trovare subito il gol con Sau, poi evidentemente inconsciamente ci siamo montati un pochino la testa forse, pensando che la partita fosse in discesa. 101 gol, sia quelle fatte che subite, è un altro record. Sì, è un record, però purtroppo tutti questi gol non ci permettono di gioire oggi per i 3 punti portati a casa. Siamo qui a commentare un pareggio preso in extremis e niente, adesso riposiamoci questa settimana e poi dalla prossima passiamo ad Andria. Sì.